Ognuno di noi ha la sua battaglia, no? Quindi a volte quando riceviamo anche una risposta aggressiva da parte di qualcuno, bisogna un attimo fermarsi e non andare in maniera aggressiva anche noi, perché magari se a un pugno rispondiamo con una carezza, forse le cose cambiano. Ciao Chiara, Ciao benvenuta. Giancarlo, come stai? grazie. Bene. Vieni, ti faccio strada così ti porto sul palco. Grazie mille. Oggi siamo qui a teatro perché è qui che va in scena lo spettacolo di cui sei protagonista. Vuoi raccontarci brevemente la trama? Assolutamente sì. Lo spettacolo è Tutti parlano di Jamie, ed è la storia di un ragazzo di 16 anni che a 16 anni è andato dalla madre, dai compagni di scuola, a dire: io voglio venire al ballo della scuola con un abito da donna. Qual è il problema? Il tema principale di questa storia è: dobbiamo smettere di chiedere il permesso di essere noi stessi. E quanto c'è di te in questo personaggio? Mi sono accorto che abbiamo tante cose in comune. Ce n'è una che particolare, che è quella del rapporto con il padre, per dire. Io non ho un rapporto con mio padre, come anche Jamie. Per diversi motivi non siamo stati accettati da questo genitore, però sono riuscito a andare avanti, a cercare, a trovare me stesso, a trovare le ragioni per cui questa persona ha fatto fatica a in qualche modo accettarmi per quello che sono, per la persona che sono, per le scelte che ho fatto. Quindi oggi gli voglio bene, non provo più rabbia nei suoi confronti e ho smesso di inseguirlo. E quindi sono arrivato alla consapevolezza che non devo più dimostrargli nulla, ma devo vivere la mia vita, così come anche Jamie ha iniziato a fare. Questo spettacolo è un musical. Sì? Tu quando e dove hai imparato a ballare? Allora, quando ero molto più piccolo di adesso, notavo che quando stavo in camera mia e partiva la musica, io iniziavo a muovermi. E questa cosa mi faceva stare molto bene. Quindi, con tanto timore, un po' come Jamie appunto all'inizio aveva timore di mettersi dei tacchi e farsi vedere dagli altri, anch'io avevo lo stesso timore, venendo anche da una realtà molto piccola, con una mentalità molto chiusa. Avevo timore che questa cosa potesse in qualche modo essere vista in maniera brutta, no? Poi mamma mi vedeva che stavo lì in camera, che mi muovevo, che ballavo, quindi inizialmente ne ho parlato con lei e disse a mamma: ma se mi iscrivessi a scuola di ballo? E così ho fatto, sono andato. All'inizio è stata una cosa che io ho tenuto nascosta agli altri, cioè ai miei compagni, e in qualche modo avevo anche ragione, perché poi quando lo hanno un po' scoperto è successo quello che è successo, cioè che ho iniziato anch'io ad avere delle piccole, come dire, piccoli episodi di bullismo, mettiamoli così, non fisici, ma sempre verbali. Nella mia testa, cioè, mi sono sempre creato il problema di chissà che cosa pensano gli altri e di doversi far accettare dagli altri. Quindi questo inseguire l'amore di un padre, questo inseguire appunto, si trasformava in un farsi accettare da tutti. Quindi io facevo le cose per farmi apprezzare, per farmi dire bravo. Quando mi sono chiarito, ho affrontato il mio percorso e tutto quanto, e ho raggiunto le mie consapevolezze, lì è scattato qualcosa in me e ho potuto capire che uno, non devo inseguire nessuno. Due, non devo dimostrare niente a nessuno, nemmeno a me stesso. Io non devo capire se sono bravo o meno. Io devo semplicemente fare quello che faccio perché mi fa star bene. E oggi ho imparato a fregarmene. Non a caso, guarda, c'ho anche questa bellissima maglia Fittitini. che della mia lingua siciliano, Futtitinni, e non a caso adesso io la penso così. Cioè, nel senso, me ne devo fregare e vivermi la mia vita, vivere le mie scelte e sti cazzi, come si dice, no? Perfetto. Allora, continuiamo a parlare di pregiudizi. Tu hai interpretato più volte ruoli di ragazzi gay. Questa scelta ha un significato particolare per te? No, nel senso che sono arrivati come tanti altri ruoli. E recentemente mi è stata fatta anche una domanda: ma non hai paura di
rimanere bloccato in questi ruoli? Allora, innanzitutto non esiste solo un omosessuale e basta, ma ci sono tante persone omosessuali che sono diverse tra di loro, quindi se mi devono dare solo ruoli omosessuali saranno sempre comunque diversi, punto primo. Seconda cosa, io sono un attore, quindi non ho nessun timore di questo. Mi ricordo di un messaggio in particolare, dopo Maschile Singolare, di un ragazzo che mi scrive dicendomi che non riusciva a esternare quello che aveva dentro e non riusciva soprattutto a comunicarlo alla madre, ai genitori. Ha visto Maschile Singolare, ha deciso di farlo vedere alla madre e tramite quel film praticamente lui si è dichiarato. E mi dice che è stata una cosa molto bella perché non si aspettava la reazione positiva della madre e quindi in qualche modo mi ringraziava di questo avvenimento, no? E io credo che non ci sia cosa più bella, cioè se questo accade io ho raggiunto il mio obiettivo, perché io lo faccio per questo motivo qua. Qual è il sogno nel cassetto di Giancarlo? Mi piacerebbe tantissimo poter creare, chissà, magari un giorno avrò talmente tanti soldi a poterlo fare, una città d'arte. Mi piacerebbe creare uno spazio dove chi vuole nutrirsi e fare arte può venire e farlo in maniera libera. L'arte crea empatia e secondo me più siamo empatici, meno violenti saremo in futuro, perché riusciamo a metterci nei panni degli altri. Abbiamo finito e ti ringrazio. Invitami nella tua città d'arte se la farai. Spero. Vengo a fare cespugli. Va bene.